Ora parliamo di deploy e building on-premises, come avevo detto nell'introduzione. Se non siete stati nascosti in un bunker negli ultimi 10 anni, avrete notato che il cloud ha preso una grossa fetta dello sviluppo del software recente. Questo nuovo paradigma di sviluppo, che include molti servizi con la sostituzione di programmi che prima dovevano essere installati sulla macchina con programmi che diventano invece web application oppure client molto leggeri che sono sì installati sulla macchina, però utilizzano servizi web di altro genere, questo ha aperto non diciamo un problema, ha fatto notare una cosa, ha fatto notare che si poteva essere più veloci nel rispondere alle esigenze dei clienti. Se c'era una difficoltà, un problema nel software che era stato prodotto, si poteva rilasciare e quindi man mano questa rinascita nel cercare di migliorare l'aggiunta del valore verso il cliente ha portato a una rinascita di quelli che erano alcune, come dire, pratiche che già esistevano già 20 anni fa, come il continuous delivery e il continuous integration. Pubblicizzate per primi da Ken Beck nel suo libro, in particolare il Continuous Integration. Bene, quindi inizialmente si cerca di automatizzare tutte le fasi di build e deploy, magari con script, PowerShell o Bash, poi magari si decide di adottare un qualche tool che renda la vita più semplice nell'adozione dell'automazione di queste fasi. Uno dei più potenti, dal mio punto di vista, strumenti che si possono utilizzare è proprio Azure DevOps Services. Perché? Perché Azure DevOps Services è un servizio che ti permette di gestire, come dicevamo prima, tutta la vita del software. E io continuo a dire come dicevamo prima, però vi dovrete vedere dei video di quello che avevamo detto prima, perché se no non capirete. Quindi questo vi permette di gestire più o meno tutta la vita del software, dalla concezione dell'idea del progetto alla realizzazione in una pubblicazione, produzione iterativa dei prodotti, dei progetti. Ma non solo comprende tutti i servizi necessari, ma è anche altamente integrabile con altri servizi esterni, tipo GitHub, no, quello non è più esterno, Jenkins è ancora un servizio non Microsoft? Spero di sì, non lo so, stanno comprando tutto. Bene. In particolare noi siamo interessati al rilascio, alla fase di rilascio e di compilazione del software, quindi uno dei servizi di Azure DevOps Services è Azure Pipelines, che permette appunto di gestire la compilazione e il rilascio del software. Dà dei vantaggi enormi nella gestione di chi può far cosa, tipo è possibile assegnare alcune persone al monitoraggio delle build, al monitoraggio dei rilasci, è possibile avere ruoli diversi, attivare le varie fasi, le varie attività con trigger, creare dei livelli di approvazione durante tutto il flusso di rilascio. Insomma, è molto potente per la gestione di tutto il flusso di continuous delivery, continuous integration. E
ancora più interessante, ci permette di rilasciare sia on-premises che nel cloud. Funziona il rilascio e la build in particolare? Cominciamo con la build. Come funziona la build on-premises? C'è un bambino piagnucolone che conosco. Come funziona la build on-premise? È necessario installare un agent nelle macchine in cui si va a compilare. Azure DevOps Services utilizza anche internamente i servizi che offrono loro per compilare nei loro quello che chiamano hosted agents, hanno in ogni macchina un agent installato che vede quali sono le caratteristiche del server di build e in base alle caratteristiche e alle configurazioni dell'agent decide cosa può essere compilato e ti rende la vita semplice per la gestione della compilazione. Per esempio, potremmo avere degli agent che compilano solo in ambienti Linux, altri agent che compilano in macOS oppure in varie versioni di Windows con software tipo Node installato oppure versioni differenti di .NET Core o .NET. Tutti gli agent sono raggruppati in agent pools per poter permettere una più semplice gestione dell'agent anche della compilazione della fase di rilascio build. Come funziona l'agent? In sostanza, l'agent quello che fa è all'installazione si scarica un token che permette di interrogare una queue, una coda delle attività da fare. Questa coda viene riempita qualora una nuova build sia pronta per essere eseguita. Quindi, quando l'agent nota che c'è una coda, una build nella coda, si scarica l'attività che deve fare e la esegue in locale, mantenendo aggiornato il servizio Azure Pipelines sullo stato del processo di build. Per installarlo è sufficiente scaricare l'agent come vedremo poi nella demo, e lanciare il comando config.cmd e seguire le impostazioni. È possibile anche dare qualche comando, anche qualche parametro al comando per poi magari semplificare la fase di installazione di nuovi agent. Attenzione che se la vostra organizzazione utilizza dei proxy, bisogna ricordarsi di impostare anche i parametri per i proxy, perché sennò l'agent non riesce a comunicare. La cosa interessante dell'agent è che si connette all'esterno, quindi è lui che crea la connessione verso Azure Pipelines, quindi non è necessario aprire il firewall particolari porte o connessioni del firewall, basta le porte 80.443 per le connessioni HTTP e HTTPS. Ora vediamo un attimo un agent come si crea. Sono qua nel mio Azure DevOps, sì, lasciamo questo. Sono nel mio Azure DevOps, ho creato un progetto. E nel progetto posso avere accesso al mio servizio di pipeline. Se voglio creare un nuovo agent, vado in Project Settings e negli agent pool che ci sono a disposizione, clicco su Download Agent. Ce ne sono alcuni già preimpostati, come vedete qua c'è scritto Hosted, questi sono quelli che dà a disposizione Microsoft per compilare sulle loro macchine. Come dicevo prima,
compilazione su macOS, su Linux, con Ubuntu 16.04, con Visual Studio 2017. Immagino che prossimo anno o quest'anno rilasceranno anche un hosted con Visual Studio 2019, non so se ci saranno delle differenze della compilazione, eccetera, eccetera. Qua abbiamo il default agent che di solito è utilizzato per gli agent on-premises e io ne ho creato uno chiamato Demo1. Vediamo un attimo come torniamo indietro e creiamone un altro, giusto per completezza. Se io vado in Organization Settings, sotto Agent Pools, posso decidere di creare un nuovo agent. Qui, cliccando su New Agent Pool, lo chiamo Demo Latest Version. E manteniamo qui la nomenclatura più o meno. Ok, anche da qua posso scaricare un agent e installarlo. Quello che succede, anzi vi mostro, se io clicco qua lui mi dà delle istruzioni su come installare l'agent. Io scelgo la piattaforma nella quale voglio installare, in questo caso un X64. Lui mi permetterà di scaricare uno zip e poi con un paio di comandi PowerShell decompatterà lo zip in una cartella. In particolare, io questo lavoro l'ho già fatto perché non volevo farvi perdere tempo. Quindi andiamo su questa cartella qua dove vedete che ci sono dei file. Questo è il log, questi ve li cancelliamo perché sono file di lavoro che sono stati creati prima. E apriamo una nuova finestra di amministratore PowerShell e ci portiamo nella cartella dove ho copiato l'agent, cd agent 2, e come dicevamo prima lancio con config e basta. Basta perché così lui dopo mi seguirà, mi darà le configurazioni che devo fornirgli. E altrimenti potrei dargliele tutte di fila. Questo qua. Ok, lui mi sta chiedendo adesso di inserire l'URL dell'Azure DevOps, che in questo caso è questo qua. Se me lo copia. Ok. Voglio autenticare con Personal Access Token, vediamo dopo adesso che cos'è. E io gli dico di sì, voglio utilizzare un Personal Access Token. Personal Access Token è un meccanismo che sta dietro le faccine, che serve per assicurare o identificare me all'interno di Azure DevOps. Io vengo sul portale di sicurezza, clicco su Personal Access Token e clicco qua su New Token e gli do un nome semplicemente, tipo The Latest Version. In questo caso gli do Full Access, ma posso controllare molto bene quali sono le capacità che voglio che questo token abbia. Per semplicità, per velocità, gli do Full Access. E lui mi presenta un token che dovrò salvare da qualche parte perché dopo lo cancella. Non mi permette più di visualizzare il token per motivi di sicurezza, perché così nessuno può accedere al token. Eccolo qua. Quindi io gli piazzo il token che ho appena generato e lui si connette. Chiamiamo questo pool, come chiamiamo il pool? Abbiamo chiamato il pool, mi pare Demo Latest Version. E il nome dell'agente, questo sarà Bull Get Latest Version. E lui connette al server e crea. Potrebbe
potrei dirgli di crearlo come servizio, e questa cosa è una cosa che mi piace, perché così quando riavvio il server lui è di nuovo disponibile, e quindi io gli do le mie credenziali, mi assicuro che siano quelle giuste. Sì, perché in questo caso l'utente che deve eseguire come servizio deve avere diritti di amministrazione, e lui crea la build senza nessuna difficoltà. L'agent, scusate. Se vediamo qua servizi, vediamo che mi ha creato tra i vari servizi un agent che si chiamava VSTS agent. VSTS agent build GLV. Come vedete, hanno mantenuto ancora la nomenclatura vecchia, VSTS. Se veniamo qua, allora di nuovo nel progetto demo, dovremmo riuscire a vedere non solo il nuovo agent pool, eccolo qua, ma anche il mio agent pronto per essere utilizzato. Come lo utilizzo? Io nel mio progetto ho una build pronta alla quale imposterò, togliamo queste faccine di mezzo, e in Azure Pipelines vado in builds, io vi mostro che ho una build pronta. Se ne volessi creare uno basta cliccare su new, però questo video non è su come creare build, quindi vado avanti. E tra i task lui mi sta chiedendo dove devo compilare. Quello di default lo mettiamo come demo GLV. Quindi posso salvare e accodare una nuova build. Nel momento in cui io accoderò una nuova build per questo agent pool, l'agent se ne accorgerà e comincerà a compilare. E nel frattempo vi mostro una cosa: intanto che lui compila qua, come vedete, fa partire il job e l'agent è partito, si è accorto e comincia a scaricare tutto quello che serve. Piccola nota, giusto per parlare di integrazione, il software adesso, il sorgente ce li ho su GitHub, e posso connettermi su vari diversi tipi di servizi esterni. Quello che vi volevo mostrare è una cosa interessante sugli agent, che se io entro nell'agent posso vedere molte caratteristiche sull'agent, tipo dove è installato, in che direttore è installata, quali versioni di .NET Framework è installato e così via. C'è Node, NPM, questo mi potrebbe servire perché potrei utilizzare questo agent per compilare TypeScript, per esempio. Se non avessi il Node NPM, potrei utilizzare un'altra macchina all'interno dello stesso agent pool che abbia queste caratteristiche, e la compilazione andrebbe su quella. E vediamo come siamo qua. Sta ricaricando tutti i pacchetti. Siamo quasi corto di tempo. Devo correre. Dai, corri, corri. Boh, intanto lui fa. Intanto che lui fa, vi mostro dopo quando avrà finito, che sta compilando qua. Io posso continuare un attimo qua davanti. Ok. E ho parlato di build. Ora parliamo della seconda fase, la fase di deploy on premise. La fase di deploy sarà molto più breve perché molte delle cose che ho detto per la build vale anche per il deploy. In pratica, l'agent è lo stesso, è solo configurato in maniera differente. Ed esiste il concetto, invece di agent pool, esiste il concetto di deployment group. Cioè, deployment group è una collezione di agent nei quali voglio rilasciare a un certo momento.
E ogni agent può essere classificato secondo del tipo di server che è, dandogli dei tag. Per esempio, se voglio creare un deployment group generico, ma voglio rilasciare solo su alcune macchine di QA, alle macchine che fanno parte di quel deployment group, che però fanno parte del gruppo QA, le taggo come QA. Invece le altre le taggo come UAT o production. Ti dà molta flessibilità. Stesso agent, quindi stessi avvisi su il proxy. Attenzione, su questa cosa ci ho perso molto tempo perché non avevo letto bene la documentazione. Bisogna leggere sempre la documentazione. Estrazione dell'agent. Vediamo come funziona. Funziona allo stesso modo e si installa più o meno allo stesso modo, solo che per i deployment group hanno reso la vita di noi sviluppatori un po' più semplice dandoci uno script da lanciare in alternativa a eseguire i comandi di config.cmd. Cosa che è possibile fare e che bisognerebbe comunque fare nel qual caso serva modificare i parametri della configurazione oppure inserire le informazioni in proxy. Vediamo di se ha finito qua. Qua ha finito e mi ha creato la build, un artefatto che non è altro che il risultato della compilazione di un sito .NET Core. ASP.NET Core con MVC, che vedremo dopo, quando vedremo il rilascio. Torniamo quindi nel mio Azure Pipelines. Vediamo che c'è questo bottone Deployment Groups. Entrando in Deployment Groups posso crearne uno, cliccando qua e specificando il nome. Demo.glp, così non sbagliamo. Ed eccolo qua. Lui, ecco lo script di cui vi parlavo prima. Lui mi dà uno script da poter utilizzare che io posso copiare e incollare su PowerShell. Ma prima diamogli un'occhiata perché voglio cambiare, non questo, questo qua, script. Voglio cambiare una cosa. In particolare mi interessa cambiare il nome dell'agent. Non voglio che si chiami col nome del computer, ma voglio dargli un nome più sensato, tipo Deploy caratteri di troppo. Ok, quindi lo copiamo su PowerShell e lui starà un attimino perché si dovrà scaricare il deploy. L'agent, intanto che lui esegue, però vediamo come è composto questo. Metto di qua, vediamo come è composto questo script. Diamogli un'occhiata. Allora, come vedete, non è niente di trascendente. C'è una zona dello script in cui fa dei check se si sta eseguendo in amministratore perché sarà necessario installarlo come servizio se si vuole e quindi è necessario eseguire come amministratore. Se la versione di PowerShell minima è 3, se esiste questa cartella AZAgent, se esiste la cartella AZAgent, cerca l'ultimo agent che è stato aggiunto e ne crea una nuova. Adesso vi mostro la cartella per capirci di cosa stiamo parlando. Se vado qua, AZAgent, no, questa AZAgent, come vedete, contiene varie cartelle con vari agent che sono stati installati. Io al lavoro non utilizzo di più lo script che mi viene dato a disposizione, ma preferisco con una di queste copio le parti essenziali e creo io stesso gli agent a mano in modo da poter controllare e velocizzare anche il processo. Addirittura
addirittura avevo creato uno script che faceva la copia di questa cosa su varie macchine per semplificare e velocizzare tutto. Boh, intanto li continua. Vediamo l'agent. Continuiamo il discorso. Dopodiché, cosa sa fare? Quello che sta facendo adesso, per quello è così lento, si scarica l'agent, scarica lo zip e lo decompatta nella cartella. E dopodiché esegue lo script dandogli un nome, passandogli il token se era stato specificato. Il token adesso non l'ho specificato, non gli ho chiesto di specificarlo, quindi lo dovrò specificare io. Dopodiché rimuove lo zip e l'agente è pronto, è configurato. E adesso, se va tutto bene, dovrebbe prima o poi questo PowerShell finire, ma immagino che non finirà in tempo. E quindi, nel frattempo, intanto che qua lavora, vi mostro quello che dovrò fare se finisce in tempo. Guarda, che bene. Mi ha chiesto il token e io gli do il token. Torniamo di qua. Bene, vedi che bravo PowerShell. Ok, non voglio specificare al momento nessun tag per semplicità. Qua faccio lo stesso discorso di prima, voglio che sia io a... No, mi è cambiato la tastiera. Bene. Ed è stato installato. Adesso vediamo. Alla fine ho fatto l'errore. Bene. Tra un po', quando il servizio si avvia, comunica. Eccolo qua. È già pronto. Quindi adesso ho tre deployment groups. Agent, e quindi nella mia fase di rilascio posso editare il rilascio che avevo creato prima e specifico nel job tipo deployment group, specifico quale deployment group utilizzare, e se va tutto bene questo job l'unica cosa che farà è scaricare e decompattare lo zip che avevo creato nella fase di build. Creiamo una release. Adesso, per semplicità, annulliamo i rilasci negli altri ambienti, l'ultima build creata e via. Lui qua sta processando. Qua possiamo vedere cosa succede ed ho quasi finito. Possiamo vedere cosa succede qua. Lui qua sta utilizzando questa cartella dove scaricherà lo zip che è stato creato e lo decomprimerà e creerà un'installazione di .NET Core qua, che forse è già fatto, forse l'ho fatto io, no, non era questa. Questa era quella della... Ok, eccolo qua. Potrebbe aver già concluso anche. E ora ce l'ho qua e lo posso lanciare se volessi. E sono ancora in tempo, quindi .NET si chiama .NET DLL e lui esegue. Ed ecco qua. Avete visto com'è possibile rilasciare un premise. Quando pubblicherò le slide metterò anche i riferimenti sulle varie cose che abbiamo discusso. Per adesso mi piaceva questo GIF di On Work in Progress.